Buonasera, eccoci qui a Luna con l'ultima edizione del nostro telegiornale. Apriamo il TG con la vicenda di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, 40 anni appena compiuti, che è morto questa mattina dopo aver ottenuto il suicidio assistito in una clinica in Svizzera. Avrebbe voluto finire i suoi giorni in Italia, ma i suoi appelli rivolti alla politica per accelerare i tempi di una legge sul fine vita non sono serviti. L'ultimo viaggio di dolore, quello di Fabio Antoniani, DJ Fabo, è finito alle 11.40 nella clinica svizzera Dignitas vicino a Zurigo, 40 anni appena compiuti, tetraplegico e cieco da 2 anni e mezzo dopo un incidente stradale. Poco prima delle 11 aveva preso un farmaco e poi 15 grammi di un barbiturico che lo ha prima fatto addormentare e poi gli ha fermato il cuore. Una pratica che costa circa 10.000 euro. È stato lui a mordere il pulsante per far arrivare il bicchiere alla bocca, anche scherzato, fino alla fine. Accanto agli amici, alla fidanzata Valeria, alla madre, con loro anche Marco Cappato, l'esponente radicale che ha già annunciato l'intenzione domani di autodenunciarsi e che lo ha accompagnato in Svizzera a morire come voleva lui, anche se avrebbe voluto poterlo fare in Italia. Sono finalmente arrivato in vita e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto del mio stato. Ci aveva provato a guarire anche attraverso la cura con le staminali, ma nulla cambiava e il dolore e la sofferenza aumentavano. DJ Fabo aveva di recente anche fatto un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e uno al Parlamento. È una vergogna, diceva in questo video, che nessuno abbia il coraggio di mettere la faccia per una legge dedicata alle persone che soffrono. Ma quella legge non c'era ancora e Fabio Antoniani non voleva più aspettare. Per la politica Matteo Renzi inizia da Milano la campagna per le primarie contro Orlando ed Emiliano per la leadership del partito. Il tutto mentre i 5 Stelle attaccano sui vitalizi, dicono subito le pensioni dei parlamentari uguali a quelle dei cittadini. Inizia da Milano il tour di Matteo Renzi per le primarie del 30 aprile, tappa strategica. L'ex premier ha visto il sindaco Sala, che ancora non si è schierato, tra i candidati alla segreteria PD. Contro Renzi prendono posizione gli ex PD, D'Alema e Bersani. È lui l'unico responsabile della scissione, dice Bersani, in piena sintonia con l'attacco nei giorni scorsi di D'Alema. Ma critici con Renzi sono anche i rivali alle primarie, Orlando ed Emiliano. Per il ministro della giustizia non si può dare tutta la colpa della scissione a D'Alema, mentre Emiliano si presenta come l'anti-Renzi. Chi non è del PD ma vuole che finisca la sua segreteria può venire a votarmi, l'affondo. Riusciranno Emiliano e Bersani a stare almeno 24 ore senza parlare di Renzi, senza gridare il loro odio personale che ormai non ha nulla di politico? La replica polemica di Deborah Serracchiani, vice segretario PD. Contro il Partito Democratico va all'attacco il Movimento 5 Stelle, che accusa i democratici di difendere la casta e i suoi privilegi definiti medievali. Nel mirino della delibera presentata dal Movimento non ci sono i vitalizi aboliti dal 2012, ma la possibilità per i parlamentari di percepire, compiuti 65 anni, una pensione che scatta dopo aver maturato 4 anni, 6 mesi e un giorno di mandato. I cittadini che non versano almeno 20 anni di contributi non percepiscono niente, ai parlamentari ne bastano 4, una disparità inaccettabile, attaccano. Voglio vedere chi avrà il coraggio di non votare questa proposta, dice il vicepresidente della Camera Di Maio, che boccia come fuffa la proposta del democratico Richetti di votare la sua proposta di abolizione dei vitalizi, depositata nel 2015. C'è una certa fibrillazione anche nel centrodestra, agitato dalle parole di Silvio Berlusconi, che propone una sua ricetta per chi deve condurre lo schieramento, una ricetta che non piace affatto alla Lega. Silvio Berlusconi cerca di contrastare l'avanzata di Salvini e della Lega Nord e, parlando di sé in terza persona, spiega: se Berlusconi non potrà tornare in campo, il centrodestra dovrà trovare qualcuno al suo interno e il governatore del Veneto Luca Zaia si sta comportando molto bene. Insomma, l'ex cavaliere, che lancia anche il nuovo welfare di Forza Italia, lo chiama piano Marshall per le famiglie povere, esprime il suo nietto a Matteo Salvini e anche verso le primarie, più volte invocate dal segretario del Carroccio, da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e da Raffaele Fitto, presidente di Conservatori
conservatori e riformisti. E Salvini reagisce così. Se qualcuno pensa di mettere zizzania nella Lega facendo nomi, ha sbagliato a capire, perché a differenza degli altri noi siamo una squadra, e respinge come una provocazione l'idea di Berlusconi per un'eventuale candidatura del governatore del Veneto. E Zaia stesso conferma: basta con questa manfrina, dice, lasciatemi governare il Veneto in pace, la Lega un candidato ce l'ha già e si chiama Matteo Salvini. Il numero uno dei Lombard poi chiude anche ad un'altra iniziativa, questa volta lanciata da Meloni, che ha proposto un listone di tutte le formazioni di centrodestra da presentare alle prossime amministrative, ad iniziare da Genova, ma poi da estendere anche al resto d'Italia. I minestroni non ci piacciono, taglia corto Salvini. Il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha lanciato un nuovo allarme criticando l'aumento della spesa per le quattordicesime previsto dalla legge di bilancio per il 2017. Un fatto questo che, secondo Boeri, peserà sui giovani, dato che l'aumento delle prestazioni non è sostenuto dai contributi versati. Si continua ad intervenire sulle fasce generazionali più anziane, mentre la povertà è aumentata tra i giovani, ha detto Boeri, che ha difeso il Jobs Act, che per Boeri ha generato complessivamente quasi 1 milione di occupati in più. Sale la tensione tra Ankara e Berlino per la convalida dell'arresto del giornalista tedesco Deniz Yücel, corrispondente in Turchia per il quotidiano Die Welt. Per Angela Merkel la misura è sproporzionatamente dura. Arrestato il 14 febbraio, Yücel, interrogato dai magistrati ad Istanbul, è accusato di sospetti di propaganda terroristica e di istigazione all'odio nell'ambito dell'inchiesta sul collettivo di hacker turchi Red Hack, che diffuse alcune email del ministro dell'energia e genero del presidente Erdogan, Berat Albayrak. Il giornalista dunque resta in carcere. E adesso lo sport, perché si è conclusa il quadro della settima giornata di ritorno, si è concluso con il pareggio per 2-2 fra Fiorentina e Torino. La Fiorentina si fa rimontare 2 gol da un grintoso Torino e, sommersa dai fischi dei suoi stessi tifosi, non risolve la crisi. Al primo affondo va in vantaggio la squadra di casa al termine di una bella azione iniziata con una acrobazia di Chiesa e proseguita da Borja Valero. La respinta di Hart coglie di sorpresa la difesa granata, in area Saponara non sbaglia. L'ex Empoli festeggia la sua prima partita in viola da titolare. Non arriva la reazione del Torino, anzi per la Fiorentina ci sono occasioni non finalizzate da Kalinic e Teio. E prima del fischio di fine primo tempo, ecco il raddoppio. Il Torino conferma di soffrire molto sui calci d'angolo, concedendo a Kalinic il colpo di testa vincente sul corner di Borja Valero. Nella ripresa il risveglio del Toro, prima il rigore sbagliato da Belotti, il terzo della sua stagione, poi la rete del 2-1 con il bomber granata a segno di testa sul tocco in area di Moretti. E nel finale i granata approfittano del calo fisico dei rivali, da Vaselli a Belotti, e la rimonta è cosa fatta. Il suo bottino sale adesso a 19 gol, alla pari con la coppia dei capocannonieri Dzeko Higuain. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.